Ma io ero molto piccolo, ero giovane, molto piccolo forse no, però ero sicuramente giovane. E ho questo ricordo anche in un certo senso scioccante all'inizio, l'ho visto, non mi ricordo. Forse era ancora un periodo in cui ero non so, uscivo dai Boy Scout forse. E però mi è rimasto nel tempo, mi è rimasto nel tempo quel film. Mi è rimasto, sai quelle cose che ti rimangono segnate nella retina degli occhi? Forse perché poi alla fine con la tua vita hai attraversato delle cose, hai attraversato delle zone dell'amore, della passione, dell'amore che diventa poi violenza, che poi diventa perdita, che poi diventa morte, che poi diventa vita, che poi diventa impossibile, poi diventa l'assurdo, diventa la follia. Ecco, io ricordo queste associazioni di questo film, no? La grande passione che poi, non so nemmeno più come è andata a finire, non me lo ricordo, ricordo solo delle immagini, ricordo solo delle immagini che mi hanno come ferito il cuore, che poi credo che in altri momenti della mia vita, anche delle mie cose che ho fatto, sono ritornate forti. E credo che il fatto di rivederlo adesso, quando poi la vita ti ha dato delle cose, cioè rivederlo adesso, credo che riuscirò a vedere delle cose, capire di più, non con la testa, col cuore. Perché quel film era un grido poetico sull'amore. Dimmi che mi amerai per sempre, dicono in uno spettacolo. Grido, dimmi che mi ami, dimmi che mi amerai per sempre. Poi dico non esiste per sempre, in questo un po' Ultimo Tango a Parigi.